Il mercato invernale, almeno per quanto riguarda la sessione dilettantistica, si è concluso con due operazioni in entrata per il team Altamura. È arrivato l'attaccante portoghese Leonardo José Abreu Santos, centravanti classe 98 ex Giuliano, è tornato sulla Murgia Moussa Kanouté, difensore transalpino classe 2003, nella prima parte di stagione in forza al Bitonto. Massimo Martelli, direttore sportivo degli Altamurani, è contento. Abbiamo rispettato i canoni che avevamo deciso sia con la società che con il mister, quindi abbiamo ritrovato Kanouté che conoscevamo e cercavamo un braccetto di destra e soprattutto un'altra punta che potrà sicuramente rinforzare il reparto offensivo. Chiuso il mercato dilettantistico, i dirigenti del team Altamura guardano con attenzione anche quello professionistico che apre i battenti proprio quest'oggi. Non mancheranno novità per il comparto juniores, da non escludere anche colpi a livello senior. Abbiamo chiuso con un centrocampista under, con una squadra di professionisti e sicuramente cercheremo di trovare qualche altra cosa, ma siamo a buon punto, diciamo, già in questo momento e con questi ragazzi che arriveranno. Poi la ciliegina sulla torta, speriamo di poterla portare da gennaio in poi, dal 2022. Il team Altamura ha chiuso il 2021 con 4 risultati utili consecutivi ed altrettanti clean sheet, 2 vittorie ed altrettanti pareggi, scelta sin qui azzeccata dopo il sonoro di Gigi Pezzella, quella di affidare il timone della prima squadra al tecnico della Juniores, Leo Di Benedetto. Come possono dire i risultati, il mister Di Benedetto sta facendo un grande lavoro, i ragazzi si sono messi a disposizione, il suo modo di pensare, il calcio e di allenare è molto positivo, quindi ad oggi sicuramente Di Benedetto sarà sulla panchina dell'Altamura fino alla fine del campionato. Il 2022 del team Altamura, Covid permettendo, dovrebbe cominciare domenica prossima con il derby pugliese al D'Angelo contro il Casarano, ultimo atto del girone andata in Serie D. Gli auspici per il nuovo anno dei murgiani riguardano naturalmente i risultati, ma non solo. Speriamo di crescita, dobbiamo tirarci fuori innanzitutto da questa classifica. Per quanto riguarda il livello societario, potrebbe anche coinvolgere altri amici, chiamiamoli così, perché la nostra è una famiglia, e ampliare anche il margine di programmazione futura con altre situazioni. Attendiamo sempre la sindaca e l'amministrazione comunale che sicuramente ci darà una mano e cercheremo insieme probabilmente a fine anno tutti quanti di programmare un futuro certo con basi solide e con prospettive anche migliori.